Il nuovo ospedale Regina Margherita, storico ospedale di Roma. Il nucleo originario fu fondato nel X secolo come ospedale annesso al monastero e alla chiesa dei Santi Cosima e Damiano, nomi poi contratti in Cosimato, due fratelli medici che curavano gratuitamente i poveri e martirizzati sotto Diocleziano nel IV secolo. Il monastero venne terminato nel 1069, come testimoniato dalla lapide qui conservata. Nel XII secolo il complesso fu affidato alla gestione dei monaci benedettini, camaldolesi, e in seguito, già dopo pochi anni, nel 1233, alle poverelle, seguaci di Santa Chiara d'Assisi, le Clarisse. Nel 1246 la comunità ebbe la sua prima badessa, Jacopa Cenci, la cui famiglia ristrutturò il complesso. Nel XV secolo Sisto IV ricostruì parte della struttura. Nel 1881 Maria Veleda Famè, seconda laureata del Regno d'Italia, venne nominata medichessa onoraria dell'ospedale. Nel 1891 venne soppressa la struttura conventuale, mantenendo la funzione di ospedale e centro di assistenza. Alla fine del XIX secolo venne creato un reparto pediatrico per bambini poveri, che fungeva anche da centro di formazione per famiglie, su iniziativa del medico igienista Angelo Celli, attività continuata poi dalla moglie. Nel 1905 la struttura si dotò di un sanatorio. Durante la Prima Guerra Mondiale e in seguito anche i soldati austro-ungarici malati erano ricoverati in questo ospedale. Alcuni dei morti sono oggi sepolti nella cripta di Santa Maria delle Anime a Roma. Nel 1930 venne creato all'interno del complesso l'ospizio Umberto I, dove in precedenza sorgeva il teatro Pietro Cossa, costruito in parte in legno e in parte in muratura, dalla capienza di 800 posti. Il 29 marzo del 1970 venne inaugurato, dopo alcuni anni di ristrutturazione e modernizzazione ad opera dell'architetto Giuseppe Aleggiani e dell'ingegnere Sacchi, con il nome Nuovo Regina Margherita. Nel 2019 viene inaugurata una Casa della Salute all'interno della struttura e nel 2021 viene inaugurata una piattaforma multispecialistica per la presa in carico dei malati cronici.